continuano a girare in città non le autoambulanze, grazie a Dio, ma i camion dell'acqua, perché nonostante le belle parole dell'assessore ieri e anche del dirigente, insomma, l'acqua ancora ha grandi sofferenze per arrivare nelle case. Però siccome erano due settimane che non avevamo il piacere di sentire a Cesare Brochino, l'ho invitato, Cesare, anche senza consiglio comunale, però possiamo parlare. Ci sono tante cose da dire. Tante cose da dire, anche perché mi pare, caro Cesare, che noi con questa storia del consiglio comunale non siamo stati neanche invitati a fare l'offerta per la prossima gara. Forse abbiamo rotto troppo le scatole, ora ti devo dare colpa, sei tu che non mi fai fare più la gara del Consiglio Comunale, che sei un mal comune. Secondo me, ma te l'ho detto anche, buonasera a te e ai telespettatori, intanto, e secondo me invece che tu ormai, come me, d'altra parte, sei vecchio, tra virgolette, sì, non hai la grinta di una volta e sei troppo tenero nei confronti di questa amministrazione. Sei troppo tenero, non hai la verve, non hai la grinta di una volta e non affronti i problemi con la dovuta ferocia, tra virgolette. Quindi loro dici, tanto questo non ha la verve, lo cacciamo. Quindi non è, sì, perché loro hanno un po' questa tendenza, diciamo così, a considerare poco, diciamo, chi fa comunicazione, chi fa informazione, escluso gli amici, vabbè, gli amici o le amiche, gli amici o le amiche ci sono sempre, cose del genere, ma quello che manca, ma manca per tutto, per il bando del City, per l'acqua che manca, per tutte le questioni, anche per il discorso della quarta commissione, quello che manca è la comunicazione, che è gestita malissimo. Non si è capito qual è la comunicazione del comunicatore, qual è la comunicazione del sindaco, dello stesso stampa. Sindaco ammette, dice, ma certe volte col comunicatore ci troviamo in disaccordo e cose del genere. È chiaro che alla base c'è una mancanza totale di professionalità, perché se io faccio il comunicatore, se io faccio il portavoce del sindaco, la comunicazione si deve fare come dico io, perché se io sono stipendiato per questo, la comunicazione si fa in una data maniera, non come vuole il sindaco, perché se no non c'è bisogno del comunicatore. Se la comunicazione si deve fare secondo di quello che vuole il sindaco, non c'è bisogno di pagare uno oltre 2.000 euro al mese, se lo fa il sindaco e dunque i suoi posti. E allora su questo si ingenera una grandissima confusione, ripeto, per il bando del City, per la questione della quarta commissione, per la questione dell'acqua, cioè su ogni problematica. Senti, ma la quarta commissione, per dire, abbiamo ora il nuovo segretario generale. Sì, no, finalmente è arrivato proprio oggi, è arrivata la lettera che il segretario generale ha inviato ai tre aventiniani, dove in pratica gli conferma, anche se in maniera soft, con un giro di parole, gli conferma che c'è stata una cattiva interpretazione del regolamento da parte della Presidente della Commissione. In pratica gli conferma che è stato violato il regolamento, perché per un regolamento non esiste una questione di interpretazione. Il regolamento è il regolamento e le regole devono essere rispettate. In Italia, come si dice, fatto il regolamento, trovate l'inganno. Un regolamento dove dice non si può fare, non si può fare. È inutile ripetere le stesse cose, ma abbiamo letto sia il regolamento sia i verbali della commissione, della seduta del 4 marzo e delle sedute successive. Il segretario generale, che già verbalmente a detta di uno dei tre aventiniani si era espresso con stupore di fronte a questo errore che era stato commesso, ora l'ha messo per iscritto. In pratica è un comunicato elaborato, però in pratica, in sostanza, dice che c'è stato. No, avevano pienamente ragione. Ora i problemi non saranno tanto della Presidente della Quarta Commissione, perché insomma si capiva che l'errore c'era. Ora il problema è del sindaco e anche del vice segretario generale, che avevano cercato di minimizzare la perché cosa e di obbligarla a disattenzione, a leggerezza e cose del genere. Ora il segretario generale dice che c'è una palese
violazione, perché insomma palesemente dice è stata interpretata male la norma relativa alla cosa. Quindi ora dobbiamo vedere anche come se la cava proprio il dottore Lumiera, che è spesso colui che detta le linee guida, sì, vabbè, di questo lui, comune. Ma lui detta anche le linee, perché vista l'esperienza che c'è a Palazzo, praticamente a lui gli viene facile imporre le sue posizioni. E decide anche alcune cose come quelle delle riprese del comune. Senti, però non possiamo dilungarci su questo, perché ci sarà un prossimo consiglio comunale, però come abbiamo detto ieri nel nostro spazio con l'amico Peppe Lizio, c'è questo messaggio che ha mandato Ragusa Prossima, o meglio, diciamo, siamo in campagna elettorale secondo te, Cesare, a due anni dalla... In effetti siamo in campagna elettorale per colpa della maggioranza, perché quella della maggioranza è da mesi già che si... stanno organizzando per fare le liste, quante liste dobbiamo quindi fare, già sono in campagna, chi ci dobbiamo mettere, chi non ci dobbiamo mettere, cercano di escludere partiti, cercano di cooptare questo quell'assessore, questo quel consigliere comunale, insomma si stanno facendo i conti troppo presto, hanno troppo entusiasmo e praticamente hanno trascinato gli altri che si sono messi in moto, per fare il discorso che fa Giorgio Massari. No, attenzione, ti hanno fatto come se fosse un esponente di Ragusa Prossima. È solo una memoria visiva. Il discorso di Ragusa Prossima e di Giorgio Massari, che ne è il leader, rispettabilissimo come pensiero, come opinione, come strategia politica, ma il discorso di Giorgio Massari è già, secondo me, un discorso che ha dei limiti grossissimi, perché Giorgio Massari, e lo dichiara, lo scrive, dice, siamo disponibili a metterci al tavolo col centro-sinistra, col centro-destra, con i movimenti civici che sono fondamentali per Ragusa, in pratica è disponibile a fare accordi con tutti. Quindi secondo te Giorgio Massari come rimette in campo la sua candidatura? Sì, ma questo si sapeva dal primo momento, e Giorgio Massari però il fine messaggio politico è quello che è, dicendo questo dice che è disponibile anche a mettersi al tavolo con l'amministrazione, cioè a collaborare con la maggioranza. Dall'altra parte Iurato non ne ha fatto mai mistero di questa cosa, il consigliere Iurato è quello che ha parlato di quella opposizione propositiva. E poi si sa di incontri che ci sono stati da tempo tra esponenti del movimento Ragusa Prossima, non Giorgio Massari, e il sindaco Peppe Cassì, però questo sulla messaggio... base di amicizie sportive del passato, e ci sono state queste tentative, diciamo così, però chiaramente sia per Ragusa Prossima sia anche per Cassì scendere a patti è un pochino una cosa pesante, perché vedi, quando c'è stato il patto di responsabilità fra Partecipiamo e i Grillini, diciamo così, c'era una vicinanza ideologica e c'era stata anche un appoggio al ballottaggio da parte di Acone, e quindi quello era un vero e proprio patto di responsabilità. Qua dovresti andare a raccontare agli elettori di centrosinistra che hanno votato per Massari perché ti vai ad accordare con un sindaco di destra, dovresti andare a raccontare agli elettori di Cassì perché ti vai a sedere allo stesso tavolo con uno che era candidato di un'altra parte politica. Tra l'altro, scusami Cesare, questo messaggio che tu dici è bipolare, tripolare, ma non me lo aspettavo proprio nei confronti di Territorio, perché Territorio ha una sua strada, non può, però non può cambiare l'area è sempre quella, l'area di centrosinistra, l'area di cose, c'è Territorio, è visto anche perché devi capire che Giorgio Massari non può cambiare, Giorgio Massari è uno
allattato alla mammella della Democrazia Cristiana, come allattato alla, alla mammella della Democrazia Cristiana Raffaele Schembri. Quindi praticamente è un feeling naturale fra i due. Sì. D'altra parte ha posto un saluto, ha voluto integrare con questo ringraziamento per le attenzioni a Michele Tasca, però attenzione di cui nessuno sa niente, né ufficialmente, e lo stesso Michele non Tasca mi sembra di lo stesso Michele Tasca ha detto ma io veramente non so, ma poi scusa Cesare, però cioè io ricordo che nella scorsa nelle scorse elezioni Massari è stato fermo nella sua idea, non ha fatto un passo indietro nell'ambito del PD. E ora no, tanto è vero che hanno perso le elezioni, tutte e due, è inutile che mi dice che sono arrivato secondo, terzo, il problema, o quarto. No, aspetta, per chiudere. E quindi io credo che Territorio in qualche modo rifarà la stessa scelta, sarà con chi indica Nello Di Pasquale e cose del genere. A Territorio quindi nasce come movimento creato da Nello Di Pasquale. Quindi Territorio e si può definire una costola comunque di Nero di Pasquale. Certo. D'altra parte non dobbiamo nascondere che molti degli elettori sono degli elettori di Nello Di Pasquale, certo, che andranno a seguire Nello Di Pasquale sia che si presenta nel PD sia che si presenta in Fratello d'Italia. Seguiranno Nello Di Pasquale. Però non seguiranno e questi votare Cassino. Ma questi, vedi, sono tutti i movimenti per cercare di farsi trovare in prima fila. Il problema è che tutti questi politici vogliono non solo nella macchina sedersi nei posti di davanti, vogliono tenere il volante in mano tutti, però siccome il volante è uno solo, così come è stato alle scorse elezioni D'Asta, Calabrese, Giorgio Massari e cose del genere, poi alla fine il guidatore, il manovratore potrebbe essere uno solo. La mia preoccupazione invece, perché io guardo alla storia politica recente, e che così come nel 2013 ci fu questa esplosione inaspettata dei grillini e scomparve buona parte della vecchia politica, in questa seconda tornata è esploso Cassì e sono scomparsi tutti quelli che restavano della vecchia politica. Cioè dici non sono più pronti. E io mi spavento che alla prossima elezione ci sarà l'esplosione di qualcuno, che poi si chiami di nuovo Cassì, che si chiami di nuovo, che si possa chiamare Raffaele Schembri, o che si possa chiamare. Però ci sarà, secondo me, la scomparsa definitiva, perché la gente ormai di vedere sempre le stesse facce non ne può più. La gente ormai di vedere e di sentire sempre gli stessi discorsi. Scusami, Cesare, se io fossi stata la gente, dopo l'esperienza degli ultimi 5-6 anni, delle facce nuove non ne vorrei più, perché non è che mi hanno sconvolto con gli effetti speciali, perché in verità dal Movimento 5 Stelle anche a oggi io non è che posso dire le facce nuove ci hanno risolto tutto il problema. Allora forse però meglio sapere se tu vai di a vedere quale morte deve morire. C'è un fenomeno, se tu vai a guardare sui social, appena c'è un post, lo dico chiaramente, dell'onorevole Minardo, dell'onorevole Di Pasquale, dei 5 Stelle, sui social, capisci, sono sempre le 50 persone, sono sempre le solite 50 persone, ma quello che ti scaricano contro questi personaggi, sì, dimenticando vabbè quello che hanno fatto nel caso di Di Pasquale, per esempio, dimenticando quello che hanno fatto per la città, perché è chiaro che di buono hanno fatto qualche cosa. Soprattutto, ecco, l'altro ieri si parlava del Museo Archeologico di Ibba e i 7 milioni del Museo Archeologico di Ibba le ha procurato l'onorevole Di Pasquale. Ora la sovrintendenza riesce a bloccare tutto, ma il finanziamento allora però lo procurò Nello Di Pasquale. Però Cesare, intanto io di quei sempre 40-50 che rispondono nei social non terrei conto, perché qualunque cosa fanno. L'altro giorno il sindaco Cassia ha fatto la fotografia
del frigorifero e 40 gli hanno detto: ah, ma la colpa è del comune, la colpa è della ditta Busso, la colpa è di quello. È sempre così. Quindi, per concludere il nostro discorso, con la lettera di Ragusa Prossima, io credo che si apre ufficialmente questa campagna. Si apre, però elettorale. È troppo presto. Quelli che si muovono anzitempo, secondo me, sono destinati a restare bruciati prima degli altri, come sempre, come del resto è sempre avvenuto in politica. È troppo presto, per esempio, per me sono troppo prematuri i movimenti della maggioranza, perché da qui a un anno e mezzo, perché poi tanto manca, certo, di cose del genere, noi vedremo soprattutto. Dovremo vedere quello che succede in funzione, oggi c'era un'intera pagina sulla Sicilia, su quelle che sono i rapporti tra 5 Stelle e PD, che apparentemente sono per un'alleanza che per tutte e due è conveniente, perché li porrebbe in una situazione di egemonia. Ma però all'interno dei 5 Stelle ormai non si capisce nulla, non si capisce chi è il leader, non si capisce che politica vogliono fare e cose di questo genere. A Roma c'è anche un altro punto interrogativo grosso, e quindi bisogna queste situazioni, noi dobbiamo ricordare che le comunali sono le ultime elezioni, prima le regionali. Però scusa, la domanda che ti faccio, tu sei molto vicino a Firingeli, nel senso seguendo il consiglio comunale, ma chi è il vero leader del 5 Stelle in provincia? Non esiste. Non esiste, vero? No, ma non esiste perché loro, per la loro scelta politica, non hanno un leader. Ma è l'onorevole Campo. Però, certo, l'onorevole Campo ha una certa predominanza come deputato regionale. Però l'onorevole Campo non è che abbia rapporti di liegi con. Per esempio, con il candidato sindaco Cengale all'elezione comunale erano un po' in contrasto, e quindi non è che ci sia questa, diciamo così, mentre per esempio l'onorevole Campo è molto legata alla consigliera di Scicli, la Morane, che è molto legata al consigliere di Modica, ma là non sono entità importanti. E qua non c'è un feeling diretto fra i consiglieri. I consiglieri qua di Ragusa avevano fatto la campagna elettorale per Giarrusso, il deputato, quello delle Iene, il deputato europeo, ma proprio oggi si parlava di Giarrusso perché Giarrusso, diciamo così, sembrerebbe far parte dell'ala tradizionale dei 5 Stelle, quelle del vaffanculo. Il Firringiele ormai questo non il vale Firringiele più. Invece oggi tiene a presentarsi come l'esponente dei grillini di Conte in giacca e cravatta. E allora, motivo per cui c'è una discordanza alla base, diciamo così, per e così vengono fuori due partiti diversi, perché giustamente il Baffa era un partito, quello di Conte è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra. E quindi tutte queste, vedi, anche vabbè, queste minime discordanze, queste minime diversità, sono cose che poi in un'eventuale campagna elettorale si faranno sentire, perché Tringali non è stato eletto. Perché c'erano quattro correnti, c'era quella di Piccitto con il suo assessore Martorana, quella di Annucci, quella della Campo. La Campo che non ha fatto votare. C'erano 3-4 correnti qua a ripresentarsi e riproporsi la stessa situazione. Non è per nulla desueto, mentre Nello Di Pasquale nel PD è riuscito a fare unione, salvo qualche scalmanato che ancora si agita. Però mentre lui è riuscito a catalizzare, diciamo così, l'espressione degli elettori in cose, nel Movimento 5 Stelle da 3 anni accusano che il sindaco Cassino non ha fatto niente, ha fatto poco e cose del genere, ma non è che loro politicamente come Movimento 5 Stelle hanno organizzato una riunione per dire organizziamoci e cose, perché praticamente dice niente, gli elettori li lasciamo al loro destino, poi li andremo a chiamare quando ci sono le elezioni. La gente, quando ti bussa uno che per 4 anni non si è fatto vedere, ti dice: ma ora che vuoi? Insomma, è normale. È giusto, vabbè, ma avremo occasione di parlarne. Ci sarà un consiglio comunale nei prossimi giorni, il anche giorno che noi, 19. Anche che noi non ma siamo. Ma sono solo atti di indirizzo, non c'è ma noi nulla comunque di lo seguiremo lo stesso. E il programma Malcomune continua.
non è che è collegato alle riprese televisive, no. Che poi possiamo mandare in onda lo stesso, chiederemo a Lumiela se lo possiamo fare. Bene, grazie Giuseppe Bocchino, andiamo avanti. Buonasera a te dello spettatore.